volta di una conferenza stampa di questo genere, perché era mia intenzione dimostrare quanto sia importante la squadra. La squadra la vedete qua, quando si vincono delle medaglie si sa che il ciclismo vince sempre l'atleta o gli atleti, nel caso magari che si monta squadre, però dietro c'è un lavoro importante, un lavoro di gruppo, e per cui è giusto dimostrare a tutti, far vedere quanto il gruppo sia coeso e sia unito. Per noi del ciclismo è la prima volta anche del portabandiera alle Olimpiadi. Il ciclismo è la seconda disciplina più medagliata di tutti gli sport dopo la scherma e non ha mai avuto questo onore. Mi è stato dato questo ruolo da Presidente del Consiglio federale la settimana scorsa, quindi un ruolo importante, soprattutto in funzione di queste Olimpiadi che rappresenteranno una situazione particolare, no? Con restrizioni veramente importanti anche per i tecnici, per il personale, quindi il mio ruolo sarà quello di metterli nella miglior condizione possibile perché possano effettuare i loro impegni e le loro gare nel miglior modo possibile. Essendo un percorso veramente complicato, che cinque corridori, oggi dirò i cinque titolari, sono Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e poi il quinto che è Vincenzo Litton. E Alberto Bettiol perché anche se di corse ne ha vinte poche, lo considero un vincente, ha vinto un giro delle Fiandre. Quando è venuto ai mondiali si è sempre ben comportato, e vi ricordate quello che riuscì a fare in Norvegia, alla sua prima convocazione, quando io l'ho volata a Matteo Bertini. E l'ho convocato perché al Giro d'Italia di quest'anno ho rivisto l'Alberto Bettiol di quel Giro delle Fiandre. Damiano Caruso, tutti quanti lo avete scoperto quest'anno. Damiano Caruso, chi si ricorda, fu convocato anche alle Olimpiadi di Rio di 5 anni fa, dove ha fatto una corsa straordinaria. È un vero e proprio uomo squadra, un corridore che da gregario, quando è stato necessario, si è trasformato in capitano, in un leader vero, e non ha corso con il bilancino, ma ha corso all'attacco anche nell'ultima tappa, vincendo l'ultima tappa di montagna al Giro. Giulio Ciccone mi ispira fiducia, è un corridore che sa prepararsi molto bene per eventi importanti come questo. Per due testi del Giro è stato tra i migliori italiani, ha rischiato di vincere una tappa e solamente per colpa di una caduta è stato costretto a ritirarsi e a fermarsi. Ma lo stiamo recuperando e sono convinto che possa essere all'altezza della situazione. Gianni Moscon, che è tornato quello che conoscevamo, tra l'altro Gianni Moscon è un corridore che tutte le volte che ha indossato la maglia azzurra è andato straordinariamente forte, e ha fatto un ottimo Giro d'Italia, un corridore che sa aiutare, sa vincere, sa andare a cronometro in salita ed è anche veloce, perché alla fine è il più veloce di questo quintetto. Ieri ha vinto staccando tutti a Lugano e quindi sono convinto che Gianni possa fare come sempre una grande prestazione con la maglia azzurra, perché ripeto, fin quando era under 23, no, sempre rischiato di vincere un campionato del mondo, sempre andato lì vicino, chissà che stavolta no, non diciamo nient'altro. Vincenzo Nibali, si è parlato e straparlato di Vincenzo Nibali sì, Vincenzo Nibali no. La cosa che mi fa piacere è che io con i miei ragazzi ho un continuo rapporto, continuo a parlare con loro, e naturalmente tra questi c'è sempre stato anche Vincenzo Nibali. Ci siamo ritrovati alla fine del Giro d'Italia e io gli ho spiegato semplicemente che non volevo portare Nibali per il nome che portava in piedi, ma
se Vincenzo Nibali veniva, ho detto se tu sarai convocato è perché vai forte e dimostri di essere tra i 5 più bravi corridori che secondo me su un percorso del genere possono dire la loro. E Vincenzo si è preparato come sempre, ai campionati italiani è stato molto bravo, nelle prime due tappe del tour è altrettanto bravo, l'ho sentito l'ultima volta ieri sera e Vincenzo Nibali verrà a Tokyo. Non per il conto che porta, ma perché sono convinto che possa essere come sempre all'altezza della situazione. Filippo Ganna naturalmente sarà il nostro faro per la prova cronometro, il secondo cronome sarà Alberto Bettioli, perché lo devo prendere tra i 5 che corrono la strada. I titolari saranno 4 e ho ancora piccolissimo dubbio legato a un fattore di salute di Marta Cavalli che non scioglieremo nei prossimi giorni entro il 1° di luglio e al momento quindi diciamo le titolari sicure sono Longoborghini, Elisa che correrà anche la cronometro dove abbiamo un solo posto a disposizione e Soraya Paladini. Mentre per i due restanti posti sceglierò tra appunto Marta Cavalli, Marta Bastianelli e Tatiana Guderzo. Per la pista 5 uomini, il giorno della funzionatura il 1° di agosto dovremo scrivere 5 uomini, non nascondo che sono le difficoltà sono tante, però sono difficoltà di grandi prestazioni e di eccesso di uomini, quindi a differenza degli altri anni dove si andava con 4 uomini contati, adesso ne ho 8. E le ultime prove di settimana scorsa mi hanno messo ulteriormente in difficoltà e quindi ho chiesto al presidente Amadio di oltre che ai 5 nomi e al 6° che sarà presente a Tokyo, ma purtroppo il giorno della funzionatura era messo come riserva, di avere fino al 1° di luglio la possibilità di valutare il 7° uomo. Gli uomini sono naturalmente Ganna, perché è quello che ha poi in mano tutto il peso dell'inseguimento a squadre, Viviani, perché è il nostro campione olimpico, è rappresentante dell'Omio e assieme con Sonny farà la Madison. E poi se vado a vedere che l'ultimo risultato, che è il mondiale dell'anno scorso, dove abbiamo fatto una prestazione, la seconda prestazione mondiale al momento, il quartetto era composto da Lamon assieme a Milan. Quindi questi sono già i 5 nomi, però dall'anno scorso ad oggi sono passati più di un anno e mezzo, non abbiamo mai corso, per me è una difficoltà ulteriore perché negli allenamenti si va tutti forte, mi servivano delle gare per valutare, queste non ci sono state, le stiamo un po' provando in allenamento, ritengo di avere un bel gruppo, forte, compatto, complimenti a loro, adesso diciamo, la parte difficile è la mia, devo scegliere questi 6 uomini, 5, vedremo nei prossimi giorni la scelta finale. Insomma. Comunque i 6 nomi sono Lamon, Consonni, Milan, Ganna e Viviani, con Scartezzini e Bertazzo ne riserve molto. La prima considerazione e il mio primo pensiero vanno a quelle ragazze a cui ho dovuto rinunciare in questo momento e a loro va il mio ringraziamento. C'è un regolamento molto restrittivo alle Olimpiadi e quindi ho dovuto tenere conto delle scelte anche della versatilità degli atleti delle varie specialità. Abbiamo la possibilità di portare 6 ragazze e
perché appunto fino al momento alla conferma delle iscrizioni potrò contare su questo gruppo e poi scegliere le 5 che effettivamente affronteranno le gare olimpiche. E queste saranno Martina Anzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster. Mi piace far notare che è un gruppo con un'età media di 22 anni e mezzo, quindi per noi Tokyo sarà un'esperienza fondamentale per essere sicuri protagonisti alle prossime. Non voglio mettere le mani avanti dicendo che a queste rinunciamo in partenza al risultato. Sono veramente contento e soddisfatto dei ragazzi perché abbiamo raggiunto il primo nostro grande obiettivo, che appunto è quello di andare a Tokyo con 3 uomini. Oltre alla Svizzera saremo noi unite 2 nazioni a partecipare con 3 uomini, quindi un grandissimo successo. Per le ragazze purtroppo mi dispiace che per soli 70 punti non siamo riusciti a aggiudicarci la seconda donna, quindi ci presenteremo con una sola ragazza che appunto sarà la Eva Leppner, è la ragazza con più esperienza, è la ragazza che nonostante anche la data dell'anno scorso difficile è riuscita a portarci a casa una medaglia d'argento ai mondiali in Austria ed è la ragazza che si è distinta tra tutte nelle gare di Coppa del Mondo e le 3 gare di Coppa del Mondo che ci sono state fino a un mese fa. 3 uomini, come vi ho detto, uno sarà Gerhard Kirschbaumer, che molti conoscete perché è già abituato a grandi risultati, 2 medaglie, 2 maglie ai campionati del mondo, una da juniores e una da under 23, quindi è un ragazzo che sicuramente non spaventa queste manifestazioni e una partecipazione olimpica, quindi grande fiducia per Kirschbaumer. Secondo uomo è Luca Braidot, il nostro campione italiano in carica, che tra poche settimane si giocherà di nuovo il titolo. Terzo uomo, che è stato quello più atteso, è Colledani Nadir, un ragazzo di 26 anni, molto giovane, ed è una bella pedina, si è comportato molto bene anche lui nelle ultime prove di Coppa del Mondo, quindi questi saranno i ragazzi. Stiamo ultimando tra pochi giorni, infatti sono sceso appunto da Livigno questa mattina, stiamo ultimando la nostra preparazione in altura di 18 giorni a Livigno. Mercoledì andremo tutti, chi a gareggiare in Francia, in Coppa del Mondo, chi andrà a casa e basta. Comunque i ragazzi stanno veramente bene, abbiamo trovato 18 giorni bellissimi su Livigno per una preparazione in vista a Tokyo perfetta e serena, così mi rende veramente felice e convinto non solo dei miei ragazzi ma di tutto quello che stanno facendo, perché c'è stata molta tensione soprattutto per loro per aggiudicarsi questi posti, se ne sono meritati. Sono molto contento di essere qua e sto vivendo un periodo fantastico, perché onestamente conquistare uno spot per le Olimpiadi è un traguardo per noi veramente importante. Non vi nego che sono stato a fare il circuito italiano questo weekend, si percepisce un'aria già diversa, molto più serena, una boccata di ossigeno. E questo dà ossigeno e dà motivazione a tutti i ragazzi. Abbiamo bisogno di fare degli step in futuro nel BMX in termini di organizzazione, perché gli atleti se lo meritano. Però allo stesso tempo sono atleti che stanno lavorando al 100% come dei veri professionisti, quindi sarà importante poi in futuro definire alcuni aspetti. Tokyo è uno spot, il nome sarà Fantoni Giacomo, atleta di grande esperienza, 30 anni, veronese, nato e cresciuto sulla BMX in realtà. La sua pista principale è l'Olimpica Arena, l'unica pista supercross in Italia, quindi un ottimo impianto dove la nazionale in realtà è sempre molto presente. Partenza prevista il 21, gireremo il 29 e 30, diviso per quarti di finale il 29 e semifinali e finali il 30. Devo dire che in termini di risultati e ambizioni sarà molto molto importante riuscire a passare il primo step.
perché dopo come in tante competizioni, soprattutto nel BMX, per assurdo sono più difficili i primi step di qualifica. Nel momento in cui passi il muro delle qualifiche, entri nelle semifinali, nelle finali, come si suol dire, come dico ragazzi, una volta che entriamo in finale lo show inizia. La squadra è fatta, cioè non è che ci vuole tanto. Cecchetto, Paolo, Mazzone e Luca, Colombari Diego, Corneliani Patrizio, Farroni Giorgio, Anobile Fabio, Tarlao Andrea, 7. Ci abbiamo diritto a 8, questi qui sono tutti i campioni del mondo. Tra 20 un mese fa che dovevo fare. Poi c'è l'uomo d'ordine che è Alessi Paolo. In più la federazione ha chiesto 2 slot per il pentacolo uomini e per Mere e Leonora donna. E una white card per Mestroni, perché Mestroni è stato campione del mondo a Maniago, però ha avuto problemi per il papà e soprattutto per lui di salute, perciò ha avuto un anno travagliato, però sta venendo fuori. Abbiamo conquistato, hanno conquistato 3 donne e sono Porcellato Francesca, Vitellaro Anna e Aere Katia. Don't stop now.